una battaglia, una lotta che dovrà vincere l'Italia tutta intera. Stiamo cambiando la società, da Genova sta cambiando la società con modello nuovo. Non vogliamo più queste bruttezze, vogliamo cambiare sistema, modo di vivere, vivere la vita degna di essere vissuta tutti, tutta completa. Non vogliamo più queste porcherie della polizia che deve essere al servizio del cittadino e deve essere al servizio del capitale. Vergogna a terra! Vergogna! 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 Volevo dire che oltre al ricordo di ieri di Carlo Giuliani, che è vivo, che è qui con noi, vogliamo anche salutare, dare un saluto a un ragazzo massacrato dalla polizia il 25 settembre del 2005 a Ferrara alle 6 di mattina. L'hanno massacrato di botte gli assassini criminali della polizia. Questi fanno il suo dovere, fanno altre cose come i nazisti. Vergogna! Qui c'è anche suo papà che è venuto qua per 3-4 giorni e lo ringrazio con il cuore, perché facciamo un saluto al papà che è stato bravo a portare questo grande sacrificio, lei e sua mamma e suo figlio. Altro è vivo, e lotta insieme a noi, le nostre idee non moriranno mai. Altro è vivo, e lotta insieme a noi, le nostre idee non moriranno mai. Era il 2004, ero qui al processo al tribunale di Genova, ero dentro il tribunale, a un certo punto mi levo, vado avanti dove ci sono seduti i poliziotti in borghese, vado lì, vedo un signore, era il dottor Gratteri, che adesso non si presenta mai, che devono notificargli che ha preso 4 anni e 3 mesi e rimandano ogni giorno, cambia indirizzo, lui e i suoi colleghi condannati non li trovano, dove sono andati. È una grande vergogna per l'Italia anche questo. Se uno non paga la multa vanno a sequestrare il motorino a casa. Vado lì, dico buongiorno, lei è il signor Gratteri? Sì, ah buongiorno, mi presento, sono il signor Cestaro, dico, vorrei ringraziarlo perché lei del 2001 mi ha ridotto in questa maniera e ho portato questa foto. Vergogna, 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 vergogna. E lui mi ha risposto, guardi, con queste cose, di queste cose io non c'entro niente. Ma dov'era lei? Una grande bella vergogna, dico, dottor Gratteri, dico, me la ricorderò la sua risposta, dico. E dopo ha preso 4 anni e 3 mesi, che bella cosa, la giustizia ha fatto il suo corso, adesso deve andare fuori incontro, vogliamo vederli in galera, sono assassini. Bravo. Sono assassini, non posso dimissioni, assassini, 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 assassini. Io credo che questa, lo dico, lo ribadisco ancora, deve essere una partenza per cambiare questo paese, perché il sistema borghese diventa sempre più cattivo, le conquiste sociali sono già perse, dobbiamo battagliare con l'intelligenza, con la nostra volontà, nelle case, nelle fabbriche, negli uffici, per cambiare questo sistema. Un mondo diverso è possibile e a questo governo diciamo che è una grande vergogna. Lo buttiamo giù presto, facciamo cose nuove, grazie,
Grazie di cuore, vi aspetto tutti sabato.